Buonasera, buonasera a tutti. Cominciamo questa serata di trasmissione di Liberi TV con questa diretta, questa virgola in diretta, con un collegamento da Genova, un collegamento con Alessandra Terragni. Grazie Alessandra di essere qui su Liberi TV. Già ti abbiamo avuto, è stato molto piacevole ritrovarti, perché tu ci dai delle informazioni. Alessandra è il 50% della coppia Terragni, due sorelle gemelle, che sono molto attive sul web nel comunicare, nel dare informazioni, nel coordinare, nel intessere una rete di comunicazioni di supporto un pochino a tutta la, diciamo, battaglia tra virgolette proposta radicale sulle carceri, e appunto questa rete di persone che si vogliono accodare al satyagraha radicale. Poi ne parleremo, ne parlerà Alessandra, e quindi sono familiari di detenuti, persone che vogliono, e in qualche modo appunto c'è questo grande lavoro importante sulla rete, no? Come Liberi TV, una web TV non potrebbe non essere attenta, insomma, a queste cose e apprezzarla. Grazie ancora Alessandra di essere qui con noi. Allora, c'è un satyagraha in corso, parlacene, come sta andando il reclutamento tra virgolette, raccontaci. Benissimo, ciao Gianni e buonasera a tutti. Allora, noi adesso ci troviamo in satyagraha e oggi siamo al 14° giorno. Questo satyagraha è stato promosso da Rita Bernardini, segretaria di Radicali Italiani, e Irene Tessa, segretaria dell'associazione Il Detenuto Ignoto. A questo satyagraha hanno partecipato più di un migliaio di cittadini, di familiari di detenuti, e in questo momento noi siamo in sciopero ad oltranza. Io, mia sorella Francesca, che siamo rappresentanti e coordinatrici di attività e iniziative dei parenti dei detenuti, appunto Irene Testa, Rita Bernardini e Diego Sabatinelli della Lega Italiana Divorzio Breve. Lui infatti sta scioperando ad oltranza anche per il discorso del divorzio breve. Ora siamo al 14° giorno, intendiamo proseguire ad oltranza e scandire i giorni da qui al 28 maggio, che è l'ultimo giorno di tempo necessario all'Italia per porre rimedi, una soluzioni riguardante l'emergenza carceraria. E mancano esattamente 74 giorni. Questa forma di satyagraha prolungata fino al 28 maggio non è assolutamente nessuna forma di ricatto, né di presa di posizione violenta. Noi semplicemente continuiamo a sostenere, ad appoggiare e ribadire maggiormente il messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Napolitano, che ha pronunciato nell'ottobre del 2013. Nel dicembre del 2013 si pronunciava di nuovo dicendo: non c'è da perdere nemmeno un giorno. Invece sono passati anni, mesi, giorni, minuti, secondi di tortura nelle carceri, di condizioni disumane, trattamenti degradanti. In questo momento, già dall'inizio del 2014, gli psicologi interni al carcere sono molto preoccupati, perché si registra un picco record di suicidi. I suicidi nelle carceri stanno avvenendo con una frequenza maggiore rispetto agli anni precedenti, al tempo precedente, e la situazione veramente è inaccettabile. Non c'è più nessuna tolleranza a rinvii, a discorsi senza né capo né coda, e insomma riteniamo veramente offensiva l'indifferenza di un Parlamento di fronte a un messaggio del Presidente della Repubblica. Quindi noi ci portiamo, sì, insomma, c'è stata una tardiva, diciamo, discussione, poi era stata peraltro già spostata per altre, diciamo, ordini del giorno che ci stavano in Parlamento, insomma, poi ne hanno parlato, però mi sembra che poi alla fine di indulto e amnistia si sia scartata questa possibilità. Purtroppo, insomma, questi che potrebbero essere appunto dei provvedimenti risolutivi per quanto riguarda appunto il sovraffollamento e anche l'avvio di un percorso di riforme della giustizia,
mi sembra che siano stati purtroppo scartati. Guarda, solo 6 giorni fa la Corte europea di Strasburgo si è pronunciata dicendo che ancora non sono i provvedimenti attuati sinora non sono sufficienti. Quindi resta ancora da parte della Corte di Strasburgo questa esigenza, è un obbligo da parte dell'Italia di rimediare in maniera adeguata. Ci sono 30.000 detenuti in esubero. Qualsiasi riforma si vuole fare nel campo della giustizia non si può attuare con un sovraffollamento di questo tipo. Sono tutti palliativi. Nelle carceri arrivano segnalazioni, materassi che vengono messi per terra, anche nelle aree di socialità dei detenuti, quindi neanche più solo nelle celle, anche nelle aree di socialità, materassi per terra e condizioni veramente all'estremo, all'estremo. Infatti i suicidi stanno aumentando sempre di più, una strage di vita umana incredibile. Tutto questo poi si inseriscono tante cose purtroppo che danno la conferma di un'assenza di sensibilità e di presa d'incarico della politica. Si inserisce anche questa dichiarazione di legittimità del procedimento di approvazione della legge Fini-Giovanardi per quanto riguarda le tossicodipendenze, che quindi ha fatto decadere un po' tutto il provvedimento, pur non entrando nel merito. Però c'è tutta una disquisizione sul fatto che poi appunto questi, chiaramente le persone che devono essere liberate a seguito di questa dichiarazione di legittimità, ecco, possano anche essere coloro che hanno dei provvedimenti ormai in giudicato, quindi insomma c'è tutto un discorso, fatto sta che ci sono persone che hanno subito appunto questi trattamenti. Sappiamo che poi insomma la legge Fini-Giovanardi era parecchio dura, c'è l'equiparazione in quel secondo appunto dei criteri, Incostituzionale. Equiparazione appunto delle droghe leggere, droghe pesanti e così via, e purtroppo non è scongiurata l'ipotesi che questa cosa Ritornare. possa essere ripresentata. Peraltro su questo delle dichiarazioni del ministro della Sanità Lorenzini, sono abbastanza insomma preoccupanti, perché questa mantra dell'equiparazione droghe pesanti e droghe leggere continua ancora, nonostante poi insomma abbia, mi sembra palesemente dimostrato di essere fallimentare. Esatto, l'abolizione della Fini-Giovanardi intanto si è stimato che avrebbe scarcerato 10.000 detenuti, che poi appunto c'è il discorso di rivedere la condanna, di rivedere la pena, quindi comunque un ingolfamento nei tribunali di nuovo per rivedere i procedimenti penali, quindi comunque in ogni caso questa stima non è effettiva. Non è effettiva, sarebbe uno svuotamento comunque non importante. In ogni caso sarebbe stato, proprio per incostituzionalità della legge, sarebbe stato, non dico perché appunto stamattina il ministro Lorenzin si è recato in Parlamento e con l'appoggio del ministro Renzi pare che voglia riportare se non la Fini Giovanardi, una simil Fini Giovanardi. Le associazioni già si stanno muovendo, dichiarando che faranno una battaglia fortissima riguardo se ritornerà una simil Fini Giovanardi. È incostituzionale, qualsiasi figura competente, istituzionale appoggi questo decreto legge, sicuramente appoggia un'azione legale, incostituzionale. Che la stessa Corte Costituzionale infatti ha abolito. E quindi comunque continua a esserci irresponsabilità da parte di un Parlamento sordo. E nonostante il Ministro della Giustizia Orlando abbia dichiarato il suo dissenso, invece il Ministro Lorenzin, appoggiato dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, pare che voglia riportare questa legge criminogena. Sì, peraltro la nostra figura, diciamo, o meglio la nostra reputazione, se così possiamo dire, in campo europeo, su questa questione, oltre che anche sulle altre,
ma comunque sulla questione carceraria è sempre peggiore, se ne accorgono sempre più anche gli altri stati, che appunto le nostre carceri sono carceri, appunto sono dei luoghi di tortura, e abbiamo appunto questa notizia che volevo appunto a accennare, che appunto l'Inghilterra ha deciso di non trasferire un cittadino somalo, appunto di non estradarlo in Italia, perché appunto considerata un paese che viola l'articolo 3 della convenzione. Quindi voglio dire, comincia a essere anche abbastanza pesante. A questo punto speriamo che tramite, visto che non ce ne accorgiamo noi, il corpo politico non se ne accorge, le pressioni dall'esterno comincino a essere veramente forti, affinché poi dopo anche questo governo, che si è presentato come un governo insomma che avrebbe dovuto portare in vari campi una svolta, beh, anche in questo settore, che è quello appunto carcerario, e anche la giustizia. Ho sentito comunque Matteo Renzi che diceva che adesso non so in quale mese, perché è una al mese le riforme, ci sarebbe dovuto essere anche quella della giustizia, non ho capito bene ancora di che tipo, però fatto sta che insomma, ecco, rispetto a livello internazionale, quindi europeo, siamo messi veramente sempre peggio, insomma. Esatto, esatto. Mentre in maniera veramente responsabile, un somalo non viene tradotto qua in Italia perché appunto le carceri sono disumane e illegali. Ci sono 4 detenuti romeni che vorrebbero tornare nel loro paese, ma non vengono riportati al loro paese, anche perché non ci sono i finanziamenti. E i finanziamenti anche per riportarli, per pagare il biglietto dell'aereo a questi detenuti, perché la realtà è questa: anche i detenuti, per essere tradotti in tribunale, molte volte non vengono portati, perché anche per il carburante, per le spese del carburante, dei tagli incredibili. Adesso infatti un'altra informazione: 400 il DAP. Il DAP adesso espelle 450 criminologi e psicologi che lavorano nelle carceri, quindi continua a esserci un taglio di personale. Poi non ne parliamo del personale penitenziario, che parte i suicidi che continuano ad avvenire anche anche loro. Certo, certo, perché fanno parte anche loro della comunità penitenziaria, che soffre per questo luogo, questo ambiente che è assolutamente insano, umanamente parlando, ed è ovviamente ha delle ripercussioni nell'ambito lavorativo, che poi molte persone si portano anche a casa, perché non si riesce poi a staccare come un interruttore. Senti, Alessandra, torniamo a... diciamo all'iniziativa. Ho saputo che tu hai insieme a Rita, Irene Testa, adesso non ci direi chi, anche un diciamo appuntamento istituzionale. Esattamente. Ne vuoi parlare? Com'è andata? Che impressione ti ha fatto? Allora, esattamente, martedì scorso, 11 marzo, alle 9:30 siamo entrati al Ministero della Giustizia. La delegazione radicale era composta da me, mia sorella, sempre quanto rappresentanti dei familiari dei detenuti, Irene Testa, Rita Bernardini, Laura Arconti, il presidente dei Radicali Italiani, e l'avvocato Giuseppe Rosso Di Vita, segretario del Comitato Radicale per la Giustizia, Piero Calamandrei. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario Enrico Costa. Gli abbiamo chiesto chiarimenti sui dati forniti dal Ministero circa la capienza, la reale capienza regolamentare negli istituti penitenziari, e i dati forniti circa i procedimenti penali. La capienza regolamentare negli istituti penitenziari, secondo il nostro parere, non è attendibile come dei procedimenti penali, d'altra parte, perché vengono considerati posti utili quei posti che migliaia di posti non sono utilizzati, perché le sezioni sono chiuse, perché non possono essere, o addirittura magari devono essere sottoposte a ristrutturazione perché cadono a pezzi, quindi non possono essere utilizzati. Quindi migliaia di posti di capienza non si possono usare, i detenuti non sono in quelle
e non utilizzano quei posti. Gli abbiamo anche reso noto della diffida che Marco Pannella e l'avvocato Rossi di Vita hanno fatto ai 675 destinatari che esercitano le funzioni giurisdizionali amministrative e che hanno la responsabilità sulle esecuzioni di pena e di custodia cautelare in carcere. A riguardo ha chiesto se gli possiamo far avere una copia di questa diffida che è stata presentata da Marco Pannella e Giuseppe Rosso di Vita. Poi lui non gli abbiamo chiesto perché appena il ministro della giustizia Orlando ha preso l'incarico ha telefonato a Rita Bernardini chiedendo un incontro con lei e ancora adesso questo incontro non c'è stato la nostra segretaria Rita Bernardini comincia a chiedersi se ci sarà questo incontro, quando avverrà. Sottosegretario Costa ci ha detto che si occuperà di prendere con attenzione i documenti che gli invieremo e che lui in particolar modo è molto ben predisposto per il lavoro dei detenuti in carcere, che è un discorso appunto che qua vediamo molti più tagli che nelle carceri che possibilità di lavoro. Anche le aziende vivono già una crisi nazionale che, parliamoci chiaro, non dare del lavoro ai detenuti. Sì, no, perché è importante, perché oltre alla questione, diciamo, sovraffollamento, c'è anche e quindi, diciamo, rispetto dei diritti umani, rispetto di certi standard, c'è anche il rispetto di articoli della Costituzione che secondo me configurano il carcere come welfare, cioè praticamente articoli della Costituzione che dicono che la pena detentiva deve tendere al recupero, alla rieducazione. E questo ovviamente si può fare. Uno degli elementi fondamentali è anche il lavoro. Quindi praticamente è tutto un impianto, praticamente un impianto costituzionale relativamente alla esecuzione della pena detentiva che si sfarina, che vive nella non applicazione. Siamo quasi in chiusura, Alessandra, c'è qualche minuto. Sì. Volevo che tu ci dicessi quante persone siete riusciti a coinvolgere in questa battaglia, in questo satyagrà. E qualche riferimento, come sempre, su cui poi potessi informare. Allora, noi attualmente siamo 1115 scioperanti in particolar modo 5 che ti ho nominato ad oltranza e continuiamo il satyagrà, lo portiamo avanti appunto senza... A questo punto scandendo i giorni fino al 28 maggio. Il riferimento principale è il gruppo su Facebook Oltre il muro le manette Stop Tortura, dove noi familiari di detenuti, che ormai abbiamo composto un comitato, ormai siamo di cui appunto di tutti i partecipanti allo sciopero dispongo di numero di cellulare, di mail, quindi siamo in continuo contatto tra di noi e contemporaneamente all'interno delle carceri con i detenuti. Abbiamo proprio costituito questo grande comitato di familiari detenuti nelle carceri per portare avanti le iniziative e per da qua al 28 maggio una nuova iniziativa che vogliamo fare è quella di distribuire decine di moduli di ricorsi alla Corte di Strasburgo affinché i detenuti per i loro diritti possano compilare questo modulo e inviarlo alla Corte di Strasburgo. Per la loro vita, insomma, morire di pena. Vediamo un pochino come va. Io ti ringrazio di questo, diciamo, collegamento, questo report dalla praticamente comunità che tu siete riusciti a creare tramite appunto Facebook, internet e così via, e non posso che augurarti ovviamente buona lotta, buona proposta, perché lotta è una proposta, questo satyagrà,
Noi siamo sempre disponibili come Libri TV, se ci saranno delle novità, se tu riterrai delle testimonianze particolari, oculari, raccontate e così via, siamo pronti a dare il supporto. Benissimo. Che possiamo benissimo, dare. Perché siamo in continuo lavoro. Perfetto. Va bene, Alessandra, ti ringraziamo. Un saluto anche alla sorella Francesca. Grazie. E a presto sugli schermi di Libri TV. Grazie ancora. A presto, Gianni. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao.